Buongiorno a tutti carissimi amici, oggi vorrei parlare con voi dell'andamento dei titoli tecnologici americani, ma la situazione si sta espandendo a livello globale perché secondo me a livello macro sta succedendo qualcosa di estremamente interessante e quindi poi andremo ad analizzare i risvolti dal punto di vista del trading e come si può utilizzare, come si può sfruttare una situazione di questo tipo. Allora, la cosa importante secondo me è partire dal sentimento di mercato. Il sentimento di mercato sui titoli tecnologici, per tecnologici intendo titoli prevalentemente IT, abbiamo Facebook, Amazon, Netflix, eccetera, eccetera, è estremamente negativo. Tutto nasce dal concetto di privacy su Facebook, che purtroppo non è il reale problema, ma è semplicemente un escamotage che viene stato preso per attaccare Facebook, come adesso poi il tutto si sta allargando a Google, si sta allargando a Twitter e per ultima è arrivata la notizia per cui Trump ha deciso di tassare, vuole tassare maggiormente Amazon perché sostiene che stia distruggendo il commercio negli Stati Uniti. Quindi cosa succede? Che il tema di fondo è che comunque le autorità di vigilanza, a mio avviso, probabilmente anche ha ragione, non mi piacciono i metodi, però concettualmente c'è comunque un disallineamento. Cioè stiamo notando che poche società nelle loro mani hanno in mano un potere enorme, molto più di uno Stato. Se noi pensiamo in termini di possedimento di dati, Google, Microsoft, Facebook, Amazon stessi, cioè da soli, Amazon ne è un esempio, per esempio nel campo del commercio, hanno in mano tutto, dalla comunicazione ai nostri dati, ai nostri interessi, al marketing, hanno in mano i consumatori a livello globale e hanno già raggiunto delle dimensioni tali per cui ora stanno davvero dando fastidio per il semplice fatto che hanno disallineato gli equilibri tra una normale corporate e quello che è il commercio, cioè sono smodatamente diventati troppo grandi. Quindi questo è quello che io percepisco sul mercato. Quindi a livello politico e a livello diciamo di sentiment. Dal punto di vista del mercato, attualmente ci sono stati forti ritracciamenti di alcuni titoli, però i prezzi erano molto alti, quindi sono per il momento ritracciamenti normali. Però credo che il tema del Nasdaq, quindi del ribasso sul Nasdaq, possa essere un tema interessante, perché non credo che i regolatori in qualche modo non continueranno nella loro battaglia. E tenuto conto che i titoli sono saliti moltissimo, potrebbe essere un'occasione interessante come un posizionamento di medio e lungo termine avere delle posizioni ribassiste sull'indice Nasdaq. Come si può operare da questo punto di vista? Si può decidere di andare short sui singoli titoli oppure andare short sull'indice direttamente. Se uno decidesse per esempio di andare short sull'indice Nasdaq, abbiamo due strade fondamentalmente. La strada A, che è quella del future, che è la strada più non facile, la più pulita, la più regolare, la meno costosa. L'opzione B è quella di comprare un ETF. Io consiglio di comprare un ETF non a leva, perché nel caso in cui il movimento non avvenga subito, per ridurre al minimo i costi. Quindi comprare un ETF short sul Nasdaq, che cosa vuol dire? Che se il prezzo dell'indice dovesse scendere, dovesse crollare in maniera importante, a quel punto l'ETF andrebbe a guadagnare. E quindi noi avremmo comunque un tipo di investimento un po' al di fuori, diciamo, del classico andamento di mercato, e quindi potremmo avere dei rendimenti, dei risultati superiori. Quindi, analizzando il sentiment e analizzando i prezzi molto alti di queste società, credo che nel 2018 potremo vedere dei prezzi più bassi rispetto a quelli attuali. Come sempre, tutto va visto in una contestualizzazione di portafoglio che va organizzata, che va strutturata. Se avete piacere, io sono disponibile ad aiutare, fa parte del mio lavoro di advisor. Basta che mi scriviate un'email, info@fabiotroglia.com, e si cerca di strutturare un portafoglio che abbia un senso. Quindi questo prendetelo come uno spunto, un'idea su un tema che secondo me è il tema caldo di oggi e che sarà il tema che riguarderà, a mio avviso, uno dei temi principali di tutto il 2018, ossia l'enorme potere che hanno le aziende tecnologiche, le aziende IT, e quindi è necessario un loro ridimensionamento.
Attenzione, sono aziende molto solide che vanno molto bene, qui il problema è che vanno troppo bene e che quindi si stanno scontrando con i poteri forti che vedono perdere il loro potere, poteri forti inteso non in termini negativi, ma lo Stato, le istituzioni, che vedono in singole corporate dei poteri più alti di quelli che hanno loro. Quindi è un normale processo di regolarizzazione del tutto. Come sempre, dubbi, incertezze, scrivetemi sotto nei commenti o mandatemi un'email, farò del mio meglio per rispondervi. Un abbraccio, ciao!